Oh capitano, mio capitano, chi conosce questo verso? Sono salito sulla cattedra per ricordare a me stesso che dobbiamo sempre guardare le cose da angolazioni diverse. Dovete combattere per trovare la vostra voce. Carpe diem. Chi lo sa che cosa significa? Cogli un attimo. In questa classe potete chiamarmi professor Keating, o se siete un po' più audaci, o capitano, mio capitano. Professore! Scusi! Oh, mio capitano! Signori? Mi sono giunte voci, John, di alcuni metodi non ortodossi di insegnamento nella sua classe. Credo di doverle rammentare che a quell'età i ragazzi sono molto impressionabili. Per la prima volta in vita mia so che cosa voglio fare e per la prima volta ho intenzione di farlo. Carpe diem! So che ti sembra impossibile, ma devi mostrargli chi sei e che cosa hai dentro. Si tratta ancora di questa storia di recitare? Guarda che puoi scordartela. Ci avrebbe lasciato, io lo so. Buono, Todd. Suo padre è stato. È suo padre che l'ha ammazzato. Non puoi dire così. Il professor Keating è responsabile per Neil. È questo che dicono. Professor Keating. Si sieda, signor Anderson. Se ne vada, professore. Ma non è stata colpa sua. Si sieda, signor Anderson. Se ne vada, Keating. Secondo te chi è stato deficiente? Ti aiuto. Capitano mio, capitano! Mostratemi un cuore non contaminato da folli sogni e io vi mostrerò un uomo felice. Ma solo nei sogni gli uomini sono davvero liberi. È da sempre così e così sarà per sempre. Penis. Kitty.